Salve, in un filmato una persona italiana, e ti pareva? Ragazzi, la forma, ma no, ma non vi consiglio di comprare un cuore da 30 euro. Sono d'accordo con codesta persona se non avessi questo ukulele, che costa fra i 30 e i 45 euro, perché prezzo a febbraio 2024 è 30 euro, solo questo con il delfino, gli altri con un disegno diverso costano 35, non lo so, misteri della fede. Questo l'ho messo io, questi costano 2,50 euro. Perché 30 o 45? Questo è il prezzo con le spese di spedizione, se non superate 100 euro sono 45 euro, che è sempre un bel calcio in culo a tutti gli altri modelli delle altre marche, tutti i negozi d'Italia. Perché? Perché per rapporto qualità-prezzo, Harley Benton. Rapporto qualità-prezzo, non dico che come un Martin, come un Kamaka, come un Canilea, grazie al cazzo, 30 euro, 300, 3.000, un centesimo. È quella persona, questa persona, quello vuole 300 volte, no, non è possibile che sia 300 volte meglio, ammesso che ci sia un criterio oggettivo matematico per stabilire quanto meglio sia uno strumento rispetto a un altro. Allora, ma come... È ovvio che non è perfettamente intonato al dodicesimo tasto. Quasi nessuno lo è, specialmente fra i concert e i soprani. Comunque, come intonazione sbagliata c'è molto di peggio. Ovviamente questo non ha subito nessun settaggio, quindi vi dico come vi viene dalla fabbrica. Questa cosa nera non c'è, ce l'ho messa io perché mi piace. Questo è quello che dice il sito. Tutto Mogano, cioè tutto massello, così dice il sito. Allora, dal Mago di Oz, e non è Somewhere Over the Rainbow, non è quella. I could wind away the hours, comparing with the flowers, consulting with the rain. If my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching, if I only had a brain, I unravel any riddle, any individual in trouble or pain. With the thoughts you'd be thinking, you could be another Lincoln if I only had a brain. Oh, I would tell you why the ocean is near the shore. I could think of things never thought before, and sit and think some more. I would not be saying nothing, and my head too full of stuffing. Devo mettere la tracolla, io senza tracolla non sono molto. Anzi, la devo mettere anche più corta. Allora, oh, questo c'ha il sol basso, eh? Ce l'ho messo io. Another bride, another June, another sunny, sunny moon, another reason, another season for making whoopee. Some shoes, a little rise. They're going so nervous, see answers twice. It's really thrilling, they do so willing for making whoopee. Allora, come è fatto? Allora, io c'ho uno dell'Harley Benton che è tutto in laminato, che ha la migliore incatenatura di tutti gli altri più costosi, non so per quale motivo, infatti suona abbastanza bene per essere un laminato. Dentro com'è dentro?
È fatto molto bene dentro. Io, al contrario di altri che pontificano, io cerco di farvi vedere le cose. Con le catene potrebbero essere più fini, però parliamo di un strumento che costa 30 euro. Eppure è leggermente arcuato. Questo è addirittura un pezzo unico. Sì, sì, un pezzo. No, fino a qua. Fino a qua. Qui c'è una specie di innesto. Quindi tutto il manico un pezzo solo, fino a metà della paletta. A parte l'innesto qui. Ovviamente non ha binding, non ha niente, però questi sono in no-bone, cioè un materiale buono per trasmettere il suono col capotasto e la sellette. Love is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. GB is very, very extraordinary. Vabbè, comunque. Cioè, raga, non ci sono cazzi. In realtà ci sono tanti cazzi, però, in questo momento. Però, per quanto riguarda la concorrenza, dico concorrenza, non competizione. Concorrenza, si dice in italiano. La concorrenza non ci sono. Cioè, a 30 euro? Anche se considerassimo 15 euro di spedizione come spesa, quindi 45 euro. Io consiglio vivamente di spendere 100 euro, quindi comprarvi questo, il soprano a 30 euro, quindi cioè 60 euro, più due set di corde e un reggi ukulele, e vi scappa pure l'accordatore. Io il soprano non ce l'ho, ho sentito, quello dico almeno al tavolo armonica MSL a 30 euro. Quindi, perché questa gente non sa neanche di Thomann, sono nati e cresciuti al mercatino dell'ukulele, corde aquila, basta, più di là non vanno. Raga, questo è il problema, più di là non vanno, e quindi però fanno i video, dicono che a 30 euro non si trova niente. No, si trova, sono diciamo 45 euro. Oppure uno che fa un c'avete un amico che ordina qualcosa con Thomann, da Thomann gli date 30 euro e c'avete questo gratis. Se ordina pure più di 100 euro, che è facilissimo ordinare più di 100 euro, io consiglio vivamente comprate questo, comprate quell'altro, e vi scappano due set di corde 60 70 80, un reggi stand per ukulele e un accordatore. Raga, così cominciate a sentire altre corde. Io uso un po' di tutto perché sperimento, quindi anche perché non mi piace averli accordati tutto allo stesso modo. Questo ce l'ho così, lo terrò qualche mese così e poi cambierò. Avendo detto ciò, fatevi furbi, e per maggiori informazioni e in tempo reale potete iscrivervi a Ukulele Indipendente Italia, oppure Ukulele Baritono, oltre le cazzate, quello per il baritono. Non parliamo delle cazzate sparate sull'ukulele baritono. Sembra che in Italia sembra che sia solo il tenore e il soprano, come i cavalli c'hanno i paraocchi. Da una parte c'è scritto corde aquila, l'altro mercatino dell'ukulele. Questo è il problema. Oh,
Io non ho niente contro di loro, che facciano il loro lavoro. E noi facciamo il nostro, cioè fare gli interessi nostri. Io non sto lì. Allora tu parli di Toman. Io parlo di Toman perché sta facendo gli interessi miei. Cioè, se Toman se ne esce con una merdata o Harley Benton, sappiate che sarò il primo a dirlo. Capito? Non c'è nessun problema, eh? Io ho questo difetto. Che non sono amico di nessuno, non devo favori a nessuno e dico quello che cazzo mi pare, però ve lo faccio sentire. Quell'altro di cui vi parlavo, che costa pure 30 euro, però non ha niente di massetto, l'ho intonato in modo molto particolare. Ah, fra parentesi non esiste più, quindi non sto facendo la pubblicità a un prodotto. Non sto facendo una pubblicità a un qualcosa che possa assolutamente questa addirittura è mi, la, do diesis, fa diesis. Queste sono corde per quattro. We had to move away, cause the rent we couldn't pay. Quasi sia un cavachigno come suono, questo è addirittura ancora più acuto del cavachigno. Trovo che è rientrante, eh? Questo è fatto molto bene l'incatenatura. Fatta molto bene, non so per quale motivo questo modello ha un'incatenatura fatta molto meglio degli altri. È difficile confrontare con gli altri culari perché è intonato molto più acuto. Queste cose qui non c'erano, le ho messe. E guardate quanto è bello. Non li fanno più. Io ho dato qualcosa per far risaltare le venature. Questo è lo stesso tipo di colore del My My Yellow, però questo è molto più bello. Ci ho messo il pagliolino. Quindi
quindi bando alle ciance, perché ho detto non c'entra assolutamente niente qui. Quindi questo ukulele, se volete potete ancora comprare, Kauna C sta per C, Do, Do, Concert, no Do. Questo non esiste più, era World Concerts Buenos Aires, dei 30 euro li ho spesi, questo è quello. Invece questo è stato il mio primo ukulele, ho pagato non so quanto da Your Music. Non sapevo neanche che c'erano gli accordatori fuori dallo strumento, portateli, comprato con questo. We have to move away, cause the rent we couldn't pay. The moving van came around just our door. There'll be a old man, she'll think inside a van. So jumping down before let me remark. Old man said, follow the band. Dilly dally on the way. Well, when the car with a helmet back in it, I walked with her and made a hook up in it. Questo va, è così molto meglio l'Alibento. Ma costava molto. Vabbè, che c'è questo? Ci ho messo il nome mio. Ma niente. Addirittura questo enorme spalla mancante. Io odio le spalle mancanti, però questo è l'unico ukulele che ho. È stato il primo, questo è il primo che ho preso. Questa cosa ce l'ho messa io, non c'era. Scusate. Oh. Questa è la marca Ashton. È una marca ukulele un po' di sto cavo, però è il mio primo ukulele. Come vedete, ho preso il concert e non il soprano. Ho scoperto, ragazzi, quando avete un tocco diverso, migliorate il modo che compite le corde, tutto, anche gli ukulele da poco cominciano a suonare meglio, perché una parte della qualità del suono c'è la costruzione dello strumento, cioè come lo strumento suona, le corde, quanto sono vecchie, quanto sono nuove, che corde sono, e poi voi. Se riuscite a farlo cantare lo strumento. When the night has come and the land is dark and the moon is on the light. We see. Torniamo ora ad Alibento. La cosa strana di questo ukulele è che c'è il foro abbastanza piccolo. La buca. When the night has come, e qui è pure solo il basso. I won't be afraid as long as you stand by me. So darling stand by me. Oh, 30 euro, ragazzi, io non so come fanno. Approfittatene ora, non credo che dureranno tanto questi prezzi, e mandate a fanculo tutti quelli che vi sparano prezzi a cazzo di cane. Poi si scopre che erano prezzi pompati, perché ricordatevi, se uno strumento è un prezzo esatto, non ve lo svendono poi, eh.
Se vi svendo uno strumento vuol dire che prima ve lo stavano. Chiaro, questo che cazzo di sconto puoi fare su questo? Questo è già ultra scontato. Arrivederci.